Amici sportivi di Video Nola, buon pomeriggio, benvenuti allo spettacolo del Trofeo Jack. Con voi a farvi compagnia stasera Gian Domenico Piccolo e Giorgio Lisio. Un match molto molto interessante, Giorgio, quello che proponiamo per la seconda giornata di campionato, Atletico Madrid contro Real Madrid, un derby a tutti gli effetti. Sì, ragazzi presenti in campo sono sicuramente rappresentanza del miglior calcio in zona, possiamo fare dei nomi. Nel Real Madrid sicuramente da annoverare le presenze di Casalino, anche a presenza eccezionale di Napolitano Giovanni in campo, mentre dall'altra parte possiamo sottolineare la presenza di Felice Napolitano, numero 3. E andiamo a controllare, da scoprire le rose a disposizione delle due squadre. E sotto le direttive dell'arbitro Alessandro Monda, coadiuvato da Sebastiano Iossa, mentre arriva il fischio iniziale. Per l'Atletico Madrid abbiamo Felice Pizzella col numero 1, Luigi Nappi con il numero 4, Antonio Falco con il numero 8, Giuseppe Spampanato con il numero 10, che è anche capitano dell'Atletico Madrid, con il numero 7 Daniele Spampanato e con il numero 3 Felice Napolitano. E mentre si proietta in avanti per la prima volta durante questa gara l'Atletico Madrid, andiamo a controllare e a scoprire la formazione del Real Madrid. Giovanni Napolitano con il numero 1 fra i pali, Carlo Barone con il numero 7, Vincenzo Cavaccini con il numero 11, numero 6 per Antonio Annunziata, numero 8 per Raffaele Allocca, numero 10 Giovanni Napolitano e numero 9 Ettore Casalino. Torniamo in diretta qui dal centro sportivo Maracanà. E Giorgio, come ti è sembrato l'avvio di queste due squadre? Le due squadre si stanno studiando in questo momento, vediamo tiri di prova, se così li possiamo definire, però noto anche un gioco particolarmente blando da parte del Real Madrid, che ancora forse non è sceso carico in campo. Sì, Giorgio, sono a tutti gli effetti fasi di studio e c'è anche il primo fallo accreditato, diciamo così, al Real Madrid. Una punizione dal lato destro e chissà, magari sarà pronto qualche schema per l'Atletico? Vediamo un po', staremo a vedere. Attendiamo il fischio arbitrale. Destro che si infrange contro la barriera, ma continua l'Atletico, i colchoneros in tipica casacca biancorossa a manovrare, prima sulla tre quarti difensiva, adesso in avanti, passaggio sbagliato, un suggerimento sulla fascia che non si concretizza, ed osserviamo anche che il Real Madrid si presenta in un inedito completo granata a questa sfida, a questo importantissimo derby che catalizzerà l'attenzione della seconda giornata del Trofeo Jack. Intanto proprio il capitano del Real Madrid manovra sul cerchio di centrocampo, manovra che si sviluppa sul fronte centrale d'attacco. Attenzione, arriva la prima segnatura per il Real Madrid, che si porta avanti 1-0 con un fendente di Napolitano che dalla fascia destra trafigge il portiere avversario. Giorgio, l'estremo difensore dell'Atletico poteva fare di più su questo tiro? Guarda, il tiro è stato molto preciso, molto forte, Napolitano Giovanni ha un buon piede, il portiere forse non se l'aspettava da quella posizione ed è stato beffato. Intanto torna il Real Madrid in possesso palla, che ha sicuramente iniziato in modo più tonico questa gara, ha avuto un approccio molto più attivo. L'Atletico prova una risposta, ma si concretizza un pericolosissimo contropiede per il Real Madrid, che non porta ad un raddoppio. Si riorganizza e si porta avanti l'Atletico. Manovra Nappi, palla al piede nella parte centrale del campo. Attenzione, riparte per il Real Madrid. Casalino che porta al raddoppio. Real 2, Atletico Madrid 0. Giorgio, che ne pensi di questa azione? Guarda, Casalino, ho notato che inizialmente gioca molto avanzato, è il punto di riferimento offensivo da parte del Real Madrid, che si schiera con una linea 3 in difesa, se così possiamo dire, anche se quando attaccano tutti insieme, come diciamo il calcio totale del buon Sarri a Empoli.
Sì, effettivamente è un paragone che regge quello del calcio totale. Intanto abbiamo assistito all'ennesimo tiro di Casalino che ha provato a calare il 3-0 senza fortuna. Intanto l'Atletico Madrid non riesce a trovare degli sbocchi offensivi concreti. Giorgio, come mai questa fase in attacco per i colchoneros? Guarda, sembrano un po' demoralizzati dal doppio vantaggio rapidissimo del Real Madrid. Devono darsi una mossa perché mi sembrano anche un po' molli in questo momento. Sì, effettivamente è un inizio un po' demotivato, potremmo così definire, per questi calciatori in maglietta biancorossa. Ma chissà, la partita è lunga e soprattutto nel calcio a 5 non c'è tempo di respirare. Adesso 2-0 e magari potremmo riassistere ad una rimonta prepotente da parte dei calciatori dell'Atletico. Che ne pensi? Indubbiamente l'Atletico annovera nella sua rosa giocatori di buon livello, ci aspettiamo dei colpi sicuramente. Intanto Casalino gestisce un pallone importantissimo, arriva il suggerimento di Napolitano che sulla fascia destra riesce a effettuare un ottimo passaggio la cui conclusione non riesce a impensierire il portiere avversario, ricordiamo Pizzella. Buona azione qui nel frattempo da parte dell'Atletico, Giando. Calcio d'angolo. Tiro da parte di Napolitano, ma Napolitano, portiere del Real Madrid, è ben attento e rinvia. Attenzione ancora a Napolitano per l'Atletico Madrid in possesso palla. Porta avanti il pallone, non ci sono sbocchi. E tenta la conclusione impattata dalla difesa avversaria, nello specifico si è immolato Spampanato. Ancora l'Atletico in proiezione offensiva alla ricerca del gol con il numero 7, manovra Spampanato, prova a passarlo in avanti e c'è il fischio arbitrale per gioco pericoloso. Ricordiamo, Giando, ti volevo dire questa cosa, che i ragazzi presenti, i ragazzi del Real Madrid, grosso modo, anzi nella totalità della rosa, sono tutti di Casa Marciano, forse anche per questo hanno questo completino granata, per onorare i colori della società casamarcianese, ovvero il Casa Marciano. Sì, molto probabilmente la casacca bianca del Real Madrid è declinata nel granata, nell'amaranto, molto più casamarcianese per così dire, mentre invece l'Atletico si proietta di nuovo in avanti, ma non ci sono sbocchi. La difesa del Real, la difesa madrilena, è molto molto chiusa e riesce ad impattare bene gli attacchi avversari. Sì, sono ben messi dietro. Attenzione, calcio laterale, su cui l'arbitro chiama il fallo cumulativo, percussione che si spinge fino al fondo del campo e non c'è nessuno pronto a raccogliere il cross in mezzo. Poche idee e anche abbastanza confuse. Sembra questo il riassunto della prima fase di gioco dell'Atletico, Giorgio? Sì, non posso che darti ragione. Mi sembra un Atletico un po' svagato, un po' senza idee, che si affida ai singoli, al dribbling secco, che spesso e volentieri sfocia in un tiro come in questa occasione, rimpallato. Intanto il Real Madrid ha erto un autentico muro davanti al portiere Napolitano. Infatti abbiamo notato anche in questa azione come il solo Casalino in avanti a fare il pivot e il resto del Real Madrid tutto chiuso, rintanato all'indietro. Attenzione, intanto Casalino cerca di servire un ottimo assist ad Annunziata, ma l'azione non si concretizza. Ottima fase difensiva dell'Atletico in questo caso. Sì, Atletico che rischia poco, però offende veramente meno. Ma attenzione qui, ancora la difesa che elimina la minaccia. Napolitano che serve Falco, tuttavia poco attivo, poco lesto nel concludere a rete. Ancora Falco che prova a servire Napolitano, ma parte il contropiede, Casalino la tenta da centrocampo, un tiro abbastanza velitario che si spegne alto alle spalle del portiere Pizzella dell'Atletico Madrid. Sì, solo potenza da parte di Casalino, poteva forse saltare l'uomo, poteva avanzare qualche metro, ma qui c'è fallo. Intanto fallo di Capitan Barone con il numero 7 e si sviluppa un'importante punizione per l'Atletico. Andiamo a scoprire i probabili tiratori. Notiamo Napolitano sicuramente il più attivo in questa prima fase di gioco per l'Atletico, che probabilmente si appresta a battere la punizione. C'è anche Spampanato dalle parti del calcio piazzato, ma invece è Napolitano che tenta di servire in avanti
il numero 10 spampanato, senza fortuna, e poi tenta l'ennesima conclusione che purtroppo si spegne a lato. Sfortunato in questo frangente Felice Napolitano. A buona attenzione qui. Intanto ottimo suggerimento offensivo per Casalino, che impatta Pizzella. Da questa carambola si sviluppa una palla che però si spegne a lato, e intanto arriva il gol di Casalino. Anzi no, ci scusiamo, stavolta è Barone che firma il 3-0 per il Real Madrid. Su un'azione da fallo laterale c'è questo pallone che vaga al centro dell'area e Barone è il più lesto di tutti ad insaccare Pizzella per la terza volta. Real Madrid 3, Atletico Madrid 0. Sì, Barone in questa occasione era anche molto solo, ha approfittato in maniera lesta del regalone fatto dalla difesa avversaria. Intanto l'Atletico accorcia le distanze con Spampanato, azione ripetuta, e come una rete si è portato avanti Spampanato e ha trafitto Napolitano con un tiro di destro sul secondo palo. Sì, è stato caparbio in questa occasione. E forse la difesa del Real Madrid era un po' in bambola, ancora da registrare forse, ma fatto sta che si è riaperta la partita. Bando ai tatticismi con queste ultime due azioni da rete, sembra quasi che intanto il Real Madrid si riporta ancora avanti con Cavaccini, tiro che si spegne al lato. Dicevo, pochi tatticismi in questo frangente di gara, negli ultimi 5 minuti rapidi rovesciamenti di fronte. Che ne pensi, Giorgio? Sì, siamo sicuramente, questo favorisce lo spettacolo, favorisce le belle giocate nella partita, forse è meglio così. Attenzione, intanto qui è stato molto molto abile Napolitano a gestire una doppia deviazione dei calciatori dell'Atletico Madrid da disinnescare un tiro da centrocampo che si stava prospettando molto velenoso. Sì, è attento Napolitano in questa occasione. Ennesima dimostrazione che nel calcio a 5, ancora di più che nel calcio a 11, c'è bisogno di un forte estremo difensore che sappia gestire un po' tutte le pericolosità. Intanto c'è Barone che si proietta offensivamente. Intervento molto discusso, quello del difensore dell'Atletico Madrid, da parte dei giocatori della stessa casata biancorossa. Tante proteste, ma intanto è solo fallo laterale. Il Real Madrid riparte da dietro, sempre con Barone che sta giocando in questo frangente da difensore centrale, smista palloni importanti. Il tiro di Napolitano, Pizzella è attento. Egoista qui Napolitano, poteva servire Annunziata che si era proposto bene sulla destra, isolato, senza marcature. Ribadiamo, egoista. Intanto Spampanato prova di nuovo a testa bassa ad impattare la difesa avversaria, ma si spegne di nuovo in fallo laterale l'azione dell'Atletico Madrid. Atletico che riparte da dietro e prova per l'ennesima volta un tiro, diciamo, da quasi il cerchio di centrocampo con Falco, e si sviluppa un calcio d'angolo. Attenzione Falco. Falco prova ad impattare il pallone al centro dell'area, se ne sviluppa un altro calcio d'angolo, ancora palla in mezzo, viene servito Napolitano. Napolitano cerca di manovrare, prova a liberare il destro, ma Allocca è attento e spedisce il pallone in fallo laterale. Allocca lo conosciamo come giocatore offensivo, però in questi anni nel calcio a 5 si è adattato bene alla fase difensiva come terzo di sinistra. Tanto ancora Napolitano cerca di farsi spazio in aria e ne scaturisce l'ennesimo calcio d'angolo, dove Capitan Spampanato con il numero 10 spedisce alto il pallone. Tuttavia c'era Napolitano pronto in uscita a sventare ogni pericolo. L'Atletico deve un attimo prendere posizione, attenzione qui. Intanto il Real Madrid con Annunziata firma il 4-1. Raccogliendo un importantissimo pallone a centrocampo, un break offensivo che si concretizza nel quarto gol per il Real Madrid, e le distanze vengono ristabilite, Real Madrid 4, Atletico Madrid 1. Sì, Giando, lo stavo dicendo, l'Atletico Madrid doveva risistemarsi bene in difesa, doveva organizzarsi, ottimo il break lì a centrocampo, servito Annunziata che è un vero bomber, non sbaglia mai. Davvero un'ottima realizzazione. Intanto abbiamo Napolitano che prova a farsi spazio per poter innescare il tiro.
se ne sviluppa il quinto fallo, quindi ha già terminato il bonus il Real Madrid con il fallo di Barone, e da questo momento in poi saranno solo calci, estreme punizioni. Sì, molto fallosi, troppo fallosi, hanno sprecato subito il bonus, potevano giocarselo meglio, adesso ci saranno solo penalty e solo rischi da questo momento in poi. Il primo tempo è ancora lungo, intanto Napolitano prova il tiro ma la barriera impatta e la palla si spegne in un fallo laterale. Ritorna a manovrare l'Atletico ma non ci sono spazi, bisogna semplicemente indietreggiare perché ogni imbeccata in avanti viene provvidenzialmente sventata dalla difesa del Real Madrid. Attenzione, intanto Napolitano prova a liberare il destro, c'è il contropiede che viene disinnescato da Pizzella, prodigioso nel sventare il destro di Cavaccini, di nuovo palla al piede, arriva il 5-1 del Real Madrid con Allocca che è stato servito centralmente e non poteva far altro che insaccare. Sì, Allocca si è fatto trovare pronto in area, non ha sbagliato, ma nel primo frangente Cavaccini è stato sfortunato, un po' anche ipnotizzato dal portiere, però c'è da ricordare che sfortunato Cavaccini ha subito varie operazioni al ginocchio, non è al meglio. Cavaccini ha imbeccato Allocca con un pallone di pregevolissima fattura e 5-1. L'Atletico intanto torna a manovrare, c'è un fischio arbitrale molto discusso dal Real Madrid e l'Atletico inaugura la serie dal dischetto. Avevamo detto precedentemente che il bonus è terminato, quindi questo è il primo tiro libero assegnato ai colchoneros. Sì, fallo ineccepibile, rigore, penalty giusto, da dire che Barone, il capitano del Real Madrid, mi sembra veramente molto nervoso, molto polemico. È stato anche lui a portare oltre il bonus. Attenzione dal dischetto, arriva il gol di Napolitano che inaugura la sua serie di marcature con questo tiro libero, sicuramente il giocatore più attivo fra i calciatori dell'Atletico Madrid, finalmente va al referto. Atletico Madrid 2, Real Madrid 5, c'è ancora tanto da recuperare. Sì, indubbiamente, però ti ripeto, Napolitano è un ottimo giocatore, può sicuramente dimostrare molto, rigore ben calciato. Attenzione, ancora Napolitano prova a servire centralmente Capitan Spampanato, che appare un po' stralunato in queste fasi di gioco. Sì, mi sembra stralunato e ho usato proprio il termine giusto, non lo so, fuori dalla partita, un po' estraniato dai meccanismi dei suoi compagni. Intanto se ci sarà voglia di riscatto da intanto parte il Real Madrid in attacco è letale, in un modo o nell'altro riesce sempre a concludere la rete, a impensierire Pizzella, stavolta con Cavaccini, se ne sviluppa poi una ripartenza dell'Atletico che termina per l'ennesima volta con un fallo laterale. C'è tantissima abilità nel fare fase offensiva e difensiva, mentre invece Napolitano prova a servire centralmente Spampanato e arriva un calcio d'angolo. Ottima fase offensiva e anche difensiva, un Real Madrid molto molto efficiente. Intanto tiro di fuori è Napolitano del Real Madrid, è ben attento a parare per due volte consecutive i tiri di Nappi col numero 4, pivot difensivo della formazione biancorossa. Ancora Giando, c'è da dire, perdonami se ti interrompo, prego. C'è da dire che l'Atletico in questo frangente non è ben messo in difesa, ricordiamolo, attaccano veramente a sprombattuto tutti quanti in campo lasciando spesso un difensore. C'è troppo rischio perché i contropiedi del Real sono micidiali. I svarioni difensivi per l'Atletico sono all'ordine del giorno e penso che buona parte dei gol di fattura granata potevano essere evitati se ci fosse stato un posizionamento difensivo più efficiente. Intanto Cavaccini manovra offensivamente, tenta una soluzione, ha bisogno di servire un compagno di gioco. Serve Annunziata manovra, palla al piede, il Real Madrid gestisce palla, Napolitano fra i pali, palla al piede, il break di Spampanato che prova il tiro, viene impattato da Barone ed arriva il tiro, la prima segnatura anche per Spampanato. Real Madrid 5, Atletico Madrid 3, che torna a farsi pericolosamente sotto. Giorgio, Spampanato potrebbe essere il valore aggiunto se si sveglia. Sì, assolutamente, abbiamo visto in questa occasione come Caparbio è andato a lottare su quel pallone, ha vinto il riballo ed è andato a segno di precisione. Intanto Barone tenta di manovrare palla al piede,
il Real Madrid Cavaccini non trova sbocchi offensivi, mentre invece il capitan Barone, ottimo break offensivo e guadagna un fallo. Sì, capitan Barone è molto bravo tecnicamente, veloce con le gambe, ha mandato eluso la marcatura, il contrasto dell'avversario, conquistandosi un fallo importante. E qui è stato fulminio, perché abile, di un'ottima visione di gioco, è riuscito ad anticipare l'intervento, il passaggio, diciamo, dell'Atletico Madrid, con un intervento molto molto importante. Si presenta al calcio piazzato con il numero 6, Annunziata che tenta il tiro, ma si spegne, lemme fra le braccia di Pizzella, che subito rilancia in avanti per Napolitano, che tenta il destro e stavolta è anche sfortunato. Ne è uscita una cosa strana prima da quella punizione di Annunziata, ancora ci stiamo domandando cosa. Attenzione, intanto ritorna a manovrare offensivamente l'Atletico Madrid, stavolta con Spampanato, con il numero 7 che serve malamente Napolitano, palla che si spegne al lato e ripartenza di rimando del Real Madrid, che a sua volta pure si spegne in fallo laterale. C'è pochissima precisione in questi frangenti di gioco, forse le due squadre sono un po' stanche dopo aver dato tanto. Sicuramente hanno dato tanto le due squadre, l'abbiamo visto in questi minuti di gioco della prima frazione. Sicuramente dovranno approfittare del time out che hanno a disposizione. Intanto Barone ha provato a lanciare Annunziata con un tracciante precisissimo. Attenzione, l'Atletico torna in avanti e stavolta Falco serve malamente Napolitano, che non riesce a giungere in tempo sul pallone. Recupero prodigioso di Barone. Un passaggio troppo molle per la corrente Napolitano. Barone, che prima era caduto, si rialza fulmineo e conquista la palla con rabbia. Intanto serie di falli laterali, Falco prova a servire Napolitano tenta il destro, ma è impreciso, un po' ciccato il pallone in questa occasione, si è spento ampiamente al lato di Napolitano, ostruito anche dal muro granata del Real. Barone torna a manovrare in avanti, stavolta allocca, è impreciso, cade a terra e punizione per il Real Madrid, un fischio arbitrale che toglie le castagne dal fuoco, la situazione si stava mettendo male. Barone si presenta al calcio piazzato, tenta di servire offensivamente il numero 11 Cavaccini, ma lo stop è impreciso, riparte l'Atletico sulla fascia sinistra, Napolitano serve Falco, cerca di fare perno, il pivot, Barone allarga le braccia e guadagna anche un fallo. Di mestiere qui si è andato a conquistare questo fallo, è subito il Real in proposito. Davvero un primo tempo importante quello di Barone, che al netto degli interventi fallosi ha comunque sventato diversi pericoli ad opera di Falco e Napolitano. Sì, sta giocando bene, deve continuare così, però deve soprattutto parlare meno. Intanto Pizzella prova ad imbeccare offensivamente il pivot Falco, ma Barone fa ancora buona guardia ed ostruisce di mestiere col fisico il centravanti avversario. Intanto ottimo pallone recuperato da Napolitano ed arriva il fischio arbitrale che premia gli sforzi dell'Atletico Madrid. Calcio piazzato importantissimo, se ne incarica Napolitano con il numero 3. Attenzione, Napolitano e segna. Napolitano riesce a spiazzare il portiere avversario, che non riesce a giungere tempestivamente sul tracciante di destro disegnato da Napolitano, tracciante basso. Atletico Madrid 4, Real Madrid 5, un ritorno di gran carriera che avevamo quasi annunciato. Sì, l'avevi detto, Giando, rigore veramente ben calciato, forte alla sinistra, alla destra del portiere. Portiere forse un po' lento, vediamo un po' cosa ne uscirà. Intanto una parata di pura accademia per Napolitano, che prova a togliere le castagne dal fuoco per l'ennesima volta. Attenzione, anche Pizzella esce alto e su questa fase di gioco abbastanza confusa termina il primo tempo. Real Madrid 5, Atletico Madrid 4.
che gran recupero nel finale, no Giorgio? Sì, mille emozioni, la voglia di ritornare in gioco da parte dell'Atletico Madrid ha permesso anche questa rimonta, l'hanno permesso anche i numerosi falli del Real, che dimostra sì buona qualità in campo ma un po' di disorganizzazione. E su questi frangenti di pausa a termine del primo tempo restituiamo lì nella regia.